con le immagini. Io adesso vorrei parlarvi della campagna acquisti. C'era un po' di ansia, di attesa per la conclusione della campagna acquisti novembrina, il mercato di riparazione, così si chiama. Protagonista è stato l'Inter. L'Inter ha acquistato due attaccanti, non uno. Uno straniero, Caio, un brasiliano del San Paolo, e un italiano, Branca della Roma. Branca era un po' stanco di aspettare, di stare dietro Balbo e Fonseca, e l'Inter ne ha approfittato e l'ha acquistato. È stato sul punto il presidente Moratti, che si è portato appositamente a Londra, anzi in Inghilterra, dove Mancini ha giocato con la Sampdoria una partita amichevole, è stato sul punto di acquistare Mancini, che ha avuto degli screzi, come sapete, domenica scorsa in campo con i compagni, con l'allenatore, col pubblico e soprattutto con l'arbitro, e verrà squalificato duramente. Però Mancini all'ultimo momento ci ha ripensato. Inoltre l'Inter ha acquistato un terzino molto giovane ma molto promettente, Pistone del Vicenza. Adesso vediamo però il quadro completo degli acquisti delle squadre di Serie A. Naturalmente chi non ha acquistato nessuno non lo cito. L'Atalanta ha acquistato il difensore Conte del Café Opera, il Bari Ingesson, uno svedese dello Sheffield Wednesday, e Ripa il difensore dell'Udinese, il Cagliari Baidu un difensore, e O'Neill un attaccante del Nacional de Montevideo, uruguaiano. La Cremonese ha Aloisi dall'Anversa, una squadra belga, si tratta di un attaccante. L'Inter l'abbiamo vista, Lazio il portiere Mancini del Foggia, come sapete Marchegiani si è infortunato e quindi hanno dovuto acquistare un portiere da mettere forse titolare al posto di Orsi, il quale però ha già detto che non vuol mollare, visto che lui ha aspettato tanto. Il Milan ha confermato l'acquisto di Vieira, che è un difensore che viene dal Cannes, campionato francese. Il Padova ha acquistato Nava dal Milan, che era stanco di aspettare anche lui a fare la riserva nel Milan, e Van Utrecht del Cambuur, un attaccante. La Roma del vecchio dell'Inter in contropartita per Branca. Torino quattro acquisti, il portiere Caniato dell'Udinese, Simo un giocatore, un attaccante dello Yaoundé, Caric dal Massonia un altro attaccante, e un centrocampista, Minaudo dell'Atalanta. L'Udinese Matrecano, difensore del Napoli, e Scialimo, ricordate Scialimo, il russo dell'Inter, dal Lugano. Vicenza Pittana, centrocampista del Venezia, Grossi, difensore della Roma, e Ambrosetti, attaccante del Brescia. E adesso vediamo le immagini di Milan Cagliari. Boban non ce l'ha fatta e così si aggiunge alle assenze di Bea, Baggio, Eranio e Donadoni. Il Milan comunque comincia molto bene, buona iniziativa di Savicevic che mette in movimento Lentini, stavolta il Cagliari riesce a rimediare. Ma all'ono è già vantaggio per il Milan, la palla è per Savicevic che batte di sinistro sulla ribattuta di Fiori, piomba di Canio ed è l'1-0, qui si mette male, dice Trapattoni. E difatti, poco dopo, al quarto d'ora, c'è il secondo gol del Milan. Su una palla che sembra persa, molto bravo Di Canio al recupero, sulla sua rovesciata il gran colpo di testa di Lentini ed è 2-0. Rivediamo la forbice di Di Canio e l'ottimo stacco di Lentini per il 2-0. Indubbiamente un Milan molto tranquillo, anche se Rossi appare fin troppo disinvolto in qualche occasione. In tribuna c'è Sacchi, magari a cercare ispirazioni per le convocazioni. Lo rassicura subito Maldini dimostrando grande freschezza atletica con questa sgroppata tipica nel suo repertorio. Poi improvvisamente il Cagliari riapre la partita e Oliveira che approfitta di un rimpallo e mette dentro il pallone del 2-1. E c'è ancora il Cagliari pericoloso. Prima della conclusione del primo tempo questo curioso siparietto tra Oliveira e Savicevic. Savicevic va a scusarsi e Oliveira gli addenta uno spicco. Torna Capello piuttosto accigliato in campo dopo la ripresa. Deve aver strigliato i suoi. Infatti il Milan riparte alla grande. Subito Simone al tiro ed è il terzo minuto quando Simone e Savicevic confezionano il pallone del 3-1. Ecco Savicevic, tre avversari su di lui, il pallone sguscia sul sinistro di Simone ed è il 3-1. E ancora Simone dimostra la sua buona attitudine al tiro chiamando al lavoro Fiori.
Poi il Cagliari in avanti, attenzione, c'è questo corpo a corpo tra Oliveira e Maldini, Oliveira in area, Maldini torna su di lui, l'arbitro fischia il calcio di rigore, non tutti i milanisti sono d'accordo, comunque è rigore, e 3-2 per il Cagliari con Oliveira che esulta verso la tribuna dei milanisti. Trapattoni gioca la carta della terza punta, in campo Bucci che peraltro tra poco dovrà lasciare il terreno di gioco. Ancora qualche iniziativa in avanti da parte del Cagliari, Milan agisce prevalentemente in contropiede, è ancora abbastanza pericoloso, nel frattempo Patella ha mandato in campo Tassotti, poi c'è tutta la girandola delle sostituzioni, qui è Lentini che mette in mezzo e c'è la presa di Fiori. Finisce 3-2 per il Milan e per il Milan primato in classifica, per Trapattoni sempre problemi. E dopo il commento di Bruno Pizzula, Milan-Cagliari, vi ricordo che alla ripresa del campionato ci saranno due grandi partite, Juventus-Fiorentina, ma soprattutto Parma-Milan. Vediamo. Reemplazare al brasileño Joao Avalanche como presidente de la FIFA. Johansson ya había mostrado algunos roces con Avalanche y sugirió cambios radicales en el máximo organismo del fútbol mundial. En partido amistoso y